Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dedicata a come fare podcasting. Sono andato per curiosità su Gemini IA e intelligenza artificiale e ho chiesto a Gemini di fare una breve relazione su come fare podcasting. Il risultato che ha prodotto Gemini è piuttosto breve, un componimento piuttosto sintetico, un po' generico ed astratto, però non è del tutto sbagliato, anche se a mio avviso a me appare un po' superficiale. L'intelligenza artificiale, il sogno proibito di tutti gli scrittori di fantascienza, è qui con noi, praticamente alla distanza di un click, oggi in modo gratuito nei primi due decenni di XXI secolo. Che cosa vi posso dire? Ma è piuttosto utile, però ecco, per tante cose l'intelligenza artificiale non è proprio uno strumento ideale, perché diciamo è un'intelligenza artificiale generativa, detta in modo barbaro e diciamo osceno. C'è tutto un complesso di calcoli in relazione alla probabilità subordinata, in modo da associare significanti, ossia qual è la probabilità che associando vari significanti in pratica io possa andare a svolgere una risposta, dato la premessa, dato il componimento che mi è stato dato e con i vari significanti, da cui inferire di cosa si sta andando a parlare. Ecco, però diciamo è tutto un calcolo di probabilità subordinata sui significanti, non c'è nessun modello diciamo simbolico ed astratto per quanto riguarda il contenuto intrinseco profondo dei significati, dei significanti che l'intelligenza artificiale Gemini va ad accoppiare. Quindi praticamente l'intelligenza artificiale associa, correla ed accoppia significanti, pur non sapendo un cazzo del significato, che dei significanti che va a accoppiare formulando le frasi. Nonostante questa demenza artificiale, Gemini IA non se la cava proprio male, malaccio, ecco. Andiamo a vedere un po' che cosa ci va a consigliare. Un podcast, guida introduttiva. 1. Attrezzature. Microfono. La qualità audio è fondamentale. Scegli un microfono USB o XLR con interfaccia audio esterna, ad esempio microfoni USB, Blue Yeti, Shure MV51. Interfacce audio, Focusrite Scarlett 2i2, Behringer UMC202HD. Software di registrazione e editing. Gratuito. Audacity, GarageBand, solo macOS. A pagamento, Adobe Audition, Logic Pro X, solo macOS. 2. Miniature per YouTube. Accattivanti. Usa colori vivaci, testo chiaro e un'immagine rappresentativa. Dimensioni 1280x720 pixel, formato 16:9. Slogan. Includi un breve testo che incuriosisca lo spettatore. 3. Format. Intervista. Uno o più ospiti discutono di un argomento. Solo voce. Il conduttore parla di un argomento specifico. Conversazione. Un gruppo di persone discute di un argomento in modo informale. 4. Idee per i contenuti. Attualità. Commenta notizie e eventi recenti. Passioni. Parla di ciò che ti interessa, ad esempio hobby, musica, film. Interviste. Invita esperti e persone interessanti a condividere le loro conoscenze. Guide e tutorial. Offri consigli pratici su un argomento specifico. 5. Copyright, copyleft e pubblico dominio. Copyright protegge il tuo lavoro originale. Permette di controllare la distribuzione e l'utilizzo. Copyleft, simile al copyright, ma permette la modifica e la ridistribuzione libera del lavoro, a condizione che venga mantenuta la licenza copyleft. Pubblico dominio, opera priva di copyright, liberamente utilizzabile da chiunque. Altri consigli. Scegli un tema e un nome. Identifica il tuo podcast e il suo pubblico di riferimento. Promuovi il tuo podcast. Usa i social media, il passaparola e la collaborazione con altri podcaster. Sii costante. Pubblica nuovi episodi regolarmente per mantenere l'interesse degli ascoltatori.
interagisci con il pubblico, rispondi ai commenti e alle domande degli ascoltatori.